Via dei Pescatori, l'arteria che collega i quartieri di Casalpalocco e Madonnetta a Ostia, è una via particolare, contornata da pini che ne delineano buona parte del perimetro. Il decimo municipio ha completato i lavori di messa in sicurezza dell'asfalto, ma prima che la strada venga riaperta, i tecnici hanno stabilito che 104 alberi devono essere abbattuti. Motivo: potrebbero essere pericolosi per gli automobilisti, come dichiarato da una perizia agronomica. Le motoseghe della ditta incaricata hanno iniziato a tagliare, ma i comitati ambientalisti insorgono. Noi abbiamo notato che il nostro municipio si sta facendo una strage di pini senza criterio, perché i pini che si possono curare, che hanno gli apici verdi, devono essere curati. Sappiamo che il municipio lavora nella legittimità, però vorremmo un po' che fosse più oculato e che abbia una buona coscienza nello scegliere quegli alberi che veramente sono pericolanti, che sono ammalati e che sono irrecuperabili con le cure. Però non si possono abbattere alberi che loro hanno curato 2 o 3 mesi fa. Abbiamo verificato, diciamo, che ci sono degli alberi, soprattutto in questa prima parte dove è iniziato il cantiere, che sono stati già curati e adesso hanno il segno del taglio. E quindi questa cosa un po' ci preoccupa. Il pino è una risorsa importantissima in questo periodo storico di siccità e di alto calore, sappiamo quanto possono essere importanti. Non possiamo consentire che rifare un manto stradale permetta di uccidere alberi che potrebbero ancora sopravvivere. Ci sono delle metodologie che possono consentire all'albero di sopravvivere e il manto stradale di rimanere assolutamente piatto per i prossimi anni. La giunta del decimo municipio però spiega: nessuna volontà di abbattere i pini sani, anzi, e al posto di quelli malati saranno piantati nuovi alberi. L'intervento su queste alberature è stato determinato, necessitato dal fatto che veniva appunto rifatto il manto stradale, e quindi proprio per fare le cose per bene bisogna controllare anche le alberature a bordo strada, e sono state acquisite delle perizie agronomiche. Lo stesso agronomo che in alcuni casi ha detto che l'albero, diciamo, non era più, era in categoria D e quindi era con forte propensione al crollo e andava eliminato, in altri casi invece ha detto che l'albero andava tutelato. Quale deve essere l'atteggiamento giusto? Deve essere quello di tutelare questo bene. Il pino ci aiuta molto a contrastare il cambiamento climatico, poi comunque fa anche un lavoro di pulizia dell'aria.